Quinto appuntamento per il campionato italiano turismo di serie, che in attesa delle nuove vetture ed equipaggi previsti per la gara di Imola, si presenta a Varano con soltanto 11 concorrenti, ma tutti decisamente agguerriti e desiderosi di misurarsi su questo tracciato dalle caratteristiche così peculiari. E che tra le curve strette e i passi corti si trovino bene, lo dimostra la classifica delle prove ufficiali, che vede 5 mini nelle prime 5 posizioni, con Nember in pole position accanto a Marino, Nicoli e Ceccato in terza e quarta posizione e Castronovo in quinta, con la Leon di Pigozzi che chiude la terza fila della griglia di partenza. Via è il pole man a guadagnare il comando, portandosi in testa con uno scatto imperioso. Alle sue spalle Marino mantiene la seconda posizione, mentre Nicoli, uscito momentaneamente fuori pista, viene superato da Castronovo, Ceccato e Pigozzi e finisce sesto. I due in testa provano subito ad allungare, mentre dietro di loro si accende la lotta per la terza posizione, che vede protagonisti Castronovo, Ceccato e Nicoli, che alla seconda tornata ha già recuperato su Pigozzi, nuovamente sesto. Questione di pochi giri e Castronovo scivola quinto, con Ceccato finalmente in testa al gruppetto degli inseguitori. Ma è una posizione che mantiene per poco, perché alla tornata successiva viene superato da Nicoli, che si porta subito all'assalto di Marino. Il traguardo del giro successivo vede già passare Nicoli in seconda posizione, lanciato all'inseguimento di Nember, che là davanti sembra amministrare la corsa senza grossi problemi. Ma sfortunatamente Nember ha fatto i conti senza i freni, che a metà della gara lo tradiscono e lo costringono a ritirarsi, lasciando campo aperto al giovane Nicoli. La situazione si stabilizza e per una decina di tornate l'ordine della classifica non cambia e vede sempre Nicoli saldamente al comando, Marino in seconda posizione e un po' più staccati Ceccato, Castronovo e Pigozzi. A tre giri dalla fine, però, l'avvicinamento di Ceccato a Marino si conclude con un sorpasso, mentre alle loro spalle Castronovo cede la quarta posizione a Pigozzi, perché vittima dei freni come Nember è costretto ad un mesto quanto difficoltoso rientro ai box. Il podio finale della prima manche, quindi, vede la vittoria di Nicoli, il secondo posto di Ceccato e il terzo di Marino. Va bene, sono girato al primo giro, sono passato sesto, abbiamo iniziato a recuperare, sono arrivato secondo con un po' di stacco da Andrea Nember, poi ho avuto un problema e l'ho dovuto solo amministrare e basta. Oddio, mi aspettavo un risultato migliore, diciamo gli ultimi giri poi la macchina non era più guidabile come nei primi, un po' per le gomme ovviamente che si consumavano piano piano, perdeva molto di grip insomma. Davanti dietro ho rischiato tre testa coda, comunque ho tenuto testa fino all'ultimo e sono riuscito a strappare la terza posizione. La seconda manche inverte le prime 8 posizioni della griglia di partenza e quindi in pole position c'è la Kia di Tre Soldi, affiancata dalla Panda di Leone, mentre la Mini di Cappelli è in terza posizione con accanto la Swift di Benusiglio che chiude la seconda fila. Spegnersi del semaforo rosso vede il pole man scattare in avanti e conquistare la prima posizione, ma tenere a bada la muta delle mini che lo insegue si dimostra un'impresa troppo ardua e infatti il traguardo del primo giro lo vede transitare in quarta posizione, perché Nicoli è prepotentemente risalito fino alla testa della corsa e Pigozzi e Ceccato gli sono andati dietro, conquistando il secondo e il terzo posto.
Ma le posizioni raggiunte non sono per nulla definitive, perché nella tornata successiva Pigozzi è costretto a cedere il passo a Ceccato, mentre Tresoldi viene passato anche da Marino e da Nember, che, partito dal fondo dello schieramento, sta risalendo furiosamente ed ha già raggiunto il quinto posto. Il terzo giro si conclude con Nember in quarta posizione, lanciato all'inseguimento del terzetto di testa, che nel frattempo cerca di allungare. Questione di poche tornate e Nember riesce ad agguantare la terza posizione ai danni di Pigozzi, che scivola al quarto posto. Il resto della corsa non regala emozioni, nemmeno nelle retrovie, dove le posizioni rimangono invariate esattamente come nel gruppo di testa. La seconda manche quindi si conclude con il terzo posto per Nember, la piazza d'onore per Ceccato e la vittoria per Nicoli, che grazie a questo doppio successo consolida la sua leadership quando mancano appena due gare alla conclusione del campionato. Partiamo ottavi con l'inversione della griglia, sono riuscito a disimpegnarmi bene nella prima S, sono passato subito al comando e poi ho dovuto solamente amministrare il vantaggio che avevo. Un po' di problemi con i doppiati, ma tutto andava a posto.